Gli ultimi ci educano, prima di tutto ci aiutano a non essere brontoloni perché vediamo il peggio e noi abbiamo molto di più. Secondo, poi negli ultimi Gesù ci ha insegnato a vedere il suo volto. Gli ultimi sono di tanta specie, non è solo chi ha fame e chi soffre, chi è con handicap e chi ha una mancanza d'amore, chi ha perso amore. E poi un grazie davvero alla curia, ma non come ente astratto, persone concrete che col volontariato, con l'impegno, con l'invenzione, con la passione abbiamo cercato di rendere più bella la diocesi, ma anche di rendere più facile il lavoro dei nostri preti, perché la curia deve far star bene il popolo e i preti, perché quando uno sta bene fa bene il bene. Questa è la mia convinzione. E poi forse un grazie molto molto grande, ma è senza nome, però gli invisibili che sono tanti, il popolo, questa gente che in qualche modo si è incrociata con gli occhi, con le parole, quasi con discrezione. E questi ci aiutano a vivere, ad andare avanti sempre, a capire che il ministero, anche quando fosse sofferto o arido, è sempre un ministero che vale la pena compiere. Se ci manca il popolo siamo anaffettivi, e chi è anaffettivo, chi non è sposato con la sua gente, col suo popolo, non può fare né il vescovo né il laico cristiano, tanto meno il prete.